Cucina Pugliese, allora, inaugurati nuovi spazi all'interno di questo locale, no? L'accoglienza, la storia, la tradizione sono caratteristiche da sempre, di generazione in generazione per quanto riguarda la vostra famiglia e la cultura del lavoro, no? Questa serata con i giornalisti, con chi vuol bene e con gli altri cittadini che hanno voluto partecipare. E il nostro progetto è quello di portare avanti la cultura del posto, la cultura di Brindisi. Questo locale è fatto apposta perché per noi la famiglia è la cosa più importante e tutto ciò deriva da generazione in generazione, a partire nonno, dal nonno di mio padre, arrivare al mio nonno attuale, da mio padre a noi ultime generazioni, in questo caso io e mio fratello. Mio fratello è il sommelier e si occupa di tutto ciò che riguarda vini e degustazioni, invece io mi occupo della parte della ristorazione, quindi le verdure, tutto ciò di tradizionale e gastronomico. Ecco, una serata, diciamo, l'abbiamo detto anche prima con Veglia, no? In cui si uniscono la convivialità e appunto l'accoglienza, la storia e la tradizione. Si fa sempre qualcosa in più per la città e il territorio. Sì, c'è bisogno di valorizzare, noi cerchiamo di valorizzare al meglio quello che abbiamo, cercando di riportare alla ribalta la tradizione che era, che ormai sono poche le attività che riportano queste L'importanza importanze, della esatto. cultura che non dobbiamo perdere. Ecco, quindi è un segnale che si dà alla città, no? Affinché si valorizzi ancora di più la terra, la cultura del vino, la Esatto. cultura della terra, la cultura della produzione appunto di qualità. Sì, stiamo puntando sulla qualità, ormai la Puglia ha questo orientamento. Prima i vini erano quelli che andavano verso il nord per tagliare, ora si è invertita la rotta, stiamo diventando ottimi produttori di vino di qualità da nord a sud della Puglia. Quindi l'interesse è quello di stabilizzarci, di creare un grande agglomerato, un grande centro vinicolo italiano e pugliese soprattutto. Veglia, per concludere, una famiglia unita da sempre, una famiglia che Sì. lancia dei, come dire, dei messaggi ben precisi. Sì, per noi, e lo ribadisco, il valore della famiglia è il valore più importante. Famiglia, rispetto e sacrificio. Quindi, altro che dirvi, vi aspettiamo per farvi sentire a casa. Niente, questo è il nostro mondo e siamo lieti di presentarvelo. Nonno Antonio, beh, ti chiamiamo nonno perché no? Per questioni di rispetto, soprattutto nei confronti di una persona che ha fatto la storia nella famiglia pugliese. Un'iniziativa bellissima, emblematica e anche commovente, no? E tante serate passate insieme. Vai. Di qualcosa, papà. Ti è piaciuta la serata? Ti è piaciuta la serata, don Antonio? Sei soddisfatto? Veglia ce la fa? Veglia ce la fa? Ce la farà sul gioco di Ce la fa, ce la fa. Ecco, dai, allora, il segreto di questa famiglia è la collaborazione, no? È Cioè la la base di tutto. sinergia. Non è poi così scontato, no? Che una famiglia per bene, questo dobbiamo ribadirlo, famiglia pugliese da anni presente in città e sul territorio, opera in sinergia, ma questo è il frutto di tanti anni di un lavoro immenso. Sì, è alla base di tutto, c'è il sacrificio sicuramente, ma c'è l'amore proprio della famiglia, chi ha bisogno deve essere aiutato. Non domani, ma oggi. In questo caso è Veglia, magari altri anni è stato un altro fratello, un altro nipote. Vanno aiutati nel momento in cui si affacciano alla vita. Poi si lasciano da soli, camminano da soli, però devono essere sostenuti. Nella prima fase devono essere sostenuti. Questo è stato l'insegnamento di Vincenzo, no? E di nonno Antonio, come detto prima. Però è stata anche mia moglie, Bella si chiama come mia moglie, originaria, è a posto. Sì, l'abbiamo detto prima, è l'intera famiglia, no? Quindi nonno Antonio parlava della moglie, quindi è Vincenzo che poi ha tramandato a Velia, a Giuseppe e agli altri questa grande passione per la terra, perché di questo parliamo. Ma già a partire dagli anni 70 io ero una ragazzina e qui dentro, qui era adibita, cioè il mio nonno Vincenzo quando vendeva smontava la stanza da pranzo e si vendeva il vino, iniziando così, da due olive, una frisella, due pomodori, una volta si chiamava la cantina, adesso Win One, adesso è un privilegio.
E adesso questo, mio nonno Vincenzo è stato un guru, mio padre ce l'ha tramandato, tramandato a Vincenzo, Vincenzo Avenia, e questo è la collaborazione, il risultato di tante generazioni che ci hanno creduto, ci credono e sono dei nostri talenti che stanno andando avanti con grande soddisfazione e poi vabbè grande sacrificio, grande coalizzazione, perché anche questo tanti componenti della famiglia, grande coalizzazione.